possiamo cominciare. Buonasera a tutti, grazie a tutti di essere venuti e poi un ringraziamento particolare alle persone che hanno provocato questo incontro. Abbiamo letto in molti in questo periodo, ho riletto il Maestro Margherita e quindi ci sono state delle domande che hanno suscitato la lettura. Qualcuno è venuto da me a chiedere perché pensava che fosse un grande esperto di letteratura russa, in realtà poi un po' con i miei tempi lunghi, per chi mi conosce, ho pensato beh, potremmo chiederlo ad un'amica che in realtà ci può aiutare in questo senso, che è la professoressa Candida Ghedini, direttore dell'Istituto di Lingue e Studi Slave qui a Parma, al Dipartimento di Lingue dell'Università della Facoltà di Lettere e Filosofia. Un ringraziamento particolare anche a Ghigo, che non c'è, che manda un messaggio dalla Grecia, augurale, e poi un ringraziamento particolare al dottor Gordini che ci ha ospitato. La sede forse si presta anche perché comunque sapete che Bulgakov è nato come medico, poi ha deciso di diventare scrittore. E so che alla dottoressa Ghedini piacciono, e l'ho imparato da lei, le epigrafi e gli incipit dei libri, e allora vi leggo soltanto due cose brevissime come epigrafi. Una è dal Vangelo di Luca 4:33-34: nella sinagoga c'era un uomo posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: basta, che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Gesù gli ordinò severamente: taci, esci da lui. E il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui senza fargli alcun male. L'altra epigrafe è da Don Giussani: la verità è come la faccia di una bella donna, non puoi non dire che è bella, non riesci. La verità è una cosa che si impone inevitabilmente. Uno ha una frazione distante per cui il cuore si commuove. Adesso lascio la parola a Candida, alla professoressa Ghedini. Specie essere presentata come un'esperta, soprattutto se mi propone Maestro Margherita, non sono assolutamente un'esperta, e forse è proprio la materia che non concede l'essere esperti, perché sfugge, forse Kierkegaard aveva detto del libro di Giobbe, è un'anguilla, ecco, e non sono Kierkegaard, Bulgakov non è la Bibbia, però questo libro penso che tutti voi che l'avete letto, l'avete frequentato, avete avuto un po' questa impressione di avere un'anguilla. Io, pensando a questa serata, ho riattivato nel cervello qualche connessione e ho messo qualche appunto al vostro servizio, ma è proprio solo qualche appunto, qualche spunto. Magari poi, visto che siamo tutti che lo stiamo leggendo, lo abbiamo letto, sarebbe bello anche sentire qualche vostra provocazione. Faccio un momento il mio lavoro di storico della letteratura e faccio una piccola introduzione su Bulgakov, però se dico cose troppo scontate voi dite, ma io non so bene a chi mi rivolgevo e qual era la necessità. Dirò solo le cose, non la biografia, ma le cose che mi servono poi per introdurre o per andare avanti nel discorso sul Maestro Margherita. Bulgakov nasce a Kiev, e Kiev c'è un po' anche nel Maestro Margherita, nel 1891 e muore nel 1940. Gli ultimi anni della sua vita, dal 28 in poi, al 40 saranno dedicati proprio al Maestro Margherita.
fra tutte le cose della variegata vita di Bulgakov, mi interessa sottolineare che la sua provenienza. Era figlio di un professore della teologia dell'Accademia Ecclesiastica di Kiev, Duchovna Accademia, e l'Accademia Spirituale. L'Accademia di Kiev era, insieme a quella di Mosca, un centro importantissimo della teologia russa, e all'inizio del Novecento era un centro quasi ancora più che Mosca di teologia attiva, di teologia anche un'accademia molto coinvolta con la modernità. E dire modernità nel primo Novecento russo significava confrontarsi con la cultura russa che viveva quella che noi chiamiamo l'età d'argento, un'epoca brulicante che tutti voi avete assaggiato, sia in questa esplosione di musica, pittura, che ha detto il simbolismo in letteratura, un'età in cui la Russia ha detto qualcosa di suo, di nuovo all'Europa. Dal punto di vista dell'Accademia, l'età d'argento era interessante perché dopo la grande epoca del realismo, della letteratura impegnata, e dopo l'epoca del decadentismo, la letteratura dell'arte per l'arte, era iniziata un'attenzione al fenomeno religioso in tutte le sue sfaccettature, anche quelle forse più strane, strampalate e eccentriche, ma comunque tutto nasceva da una domanda molto forte riguardo a quello che Dostoevskij diceva i mondi altri. Infatti in questo periodo si riscopre anche Dostoevskij. Quindi la cultura più alta del primo Novecento russo è una cultura marcata fortemente da questo bisogno religioso, spesso solo misticheggiante, ma che comunque ha una grande domanda sul divino e sull'umano. Quindi questo non poteva non coinvolgere anche la teologia e la struttura ecclesiastica, le frange più attente si mettono in dialogo con la letteratura e con gli esponenti del pensiero filosofico. Dico questo perché in quel periodo incominciano delle iniziative molto particolari che avranno diversi nomi, quelle più importanti sono le riunioni filosofiche e religiose, dove membri dell'intelligenza e membri proprio della Chiesa, dell'istituzione ecclesiastica, e per la Chiesa ortodossa era qualcosa di veramente importante, si mettono a un tavolo e dialogano sui dogmi. Siamo nel periodo del modernismo, dove anche noi in Italia abbiamo questo dialogo e questo scontro. Si mettono a parlare di matrimonio, si mettono a parlare di Chiesa, insomma, e anche dell'aspetto politico della fede. Quindi poi questa esperienza verrà un po' troncata, le riunioni continueranno senza la parte ecclesiastica, però l'Accademia di Kiev è uno dei centri di questo interesse. Quindi un grande momento di compartecipazione e di raro momento di penetrazione tra la cultura laica, cosiddetta, mondana, il pensiero filosofico e la teologia vera e propria. Quindi Bulgakov nasce qui, in questo humus, forse questo può aiutare a capire alcune cose. Fa medicina, diventa medico, esercita, c'è un bellissimo libro intitolato Un ricordo di un giovane medico, che racconta il suo esordio come medico. Ma fin dall'inizio lui sa che deve scrivere e quindi sbarcherà all'inizio degli anni 20 a Mosca, dove c'è il fulcro della vita letteraria, proprio portato da queste sue ambizioni di scrittore. E a Mosca vive tutta quella vita precaria della Mosca degli anni 20. Quella vita variegata dove tutto sembra possibile, dove si incomincia a capire che invece sarà solo un'unica strada quella che prenderà la vita e la società russa. E quindi piano piano Bulgakov affina la sua scrittura
nel solco di Gogol, genio satirico per eccellenza, e racconta un mondo fantastico nei suoi racconti, nei suoi romanzi brevi, un mondo fantastico dove esplode una satira variegata, variopinta, esuberante, diciamo così. Ma la cosa interessante, è che è abbastanza strana, Bulgakov è anche uno scrittore molto lirico. Di solito satira e lirica non stanno, lo sguardo satiro e lo sguardo lirico sembrano in contrapposizione. Ecco, nel primo periodo sovietico vedremo vari scrittori, Platone, Babel, dove satira e lirica, quindi lo sguardo beffardo e lo sguardo pensoso e nostalgico convivono. Scrive un grande romanzo, che è un romanzo storico sui generis, che è La Guardia Bianca, purtroppo non abbiamo tempo, però la prossima volta, dove prevale l'elemento, proprio l'elemento nostalgico, evocativo, dove gli eventi della Kiev del 1918, dove passano i tedeschi, passano i russi, gli ucraini nazionalisti, arrivano i bolscevichi che sono lì che stanno in convegno, tutta una cosa rutilante di eventi storici a catena violenti, questo momento brulicante politico viene affiancato dalla descrizione di una famiglia, i Turbin, che sono appartenenti al vecchio mondo, sono degli intelligenti, medici, sono i portatori dell'altro mondo, della vecchia cultura russa alta, sono monarchici, ma questo essere monarchico è un segno di questa loro appartenenza. E nella loro casa, nel loro rifugio, ben delimitato dalle tendine cremzi della Besh, della sorella Elena, c'è questo senso di rifugio, di conservazione di un patrimonio ideale di valori grandi, e nella bufera della storia. E questa idea del rifugio, della casa come un punto di conservazione, un punto anche di rigenerazione per poter affrontare la bufera, è un tema fondamentale di Bulgakov, che rimarrà poi e che ritroverete nel Maestro Margherita, in particolare nella La casa è sempre affidata, chiaramente, a un personaggio femminile. Quindi l'isola della bufera. Questa Guardia Bianca verrà poi tramutato da Bulgakov in un'opera teatrale, I giorni di Turbin, e questa opera teatrale sarà la sua salvezza di Bulgakov, perché era l'opera teatrale preferita da Stalin. Interessante, le vicende di una famiglia monarchica, dichiaratamente monarchica, questo senso lirico e elegiaco del passato che è perduto e che viene conservato in una piccolissima isola, era l'opera preferita. Quindi ci sarà un rapporto particolare tra Stalin e Bulgakov, nel senso che Bulgakov, che Stalin non lo fa pezzettini, questo rapporto, che permetterà a Bulgakov di sopravvivere, anche se in situazioni difficilissime. Quando non lo pubblicano più, non gli danno più da scrivere, non lo fanno più partecipare ai vari giornali con cui collaborava, Stalin gli darà il permesso almeno di lavorare in teatro, a fare il factotum, eccetera, nella scenografia. Ecco, tutta la vicenda del rapporto arte e potere è anche questa importante, la troverete sicuramente nella figura di Pilato, egemone, e nella insistenza con cui Pilato parla della bellezza e della grandezza del potere romano, e d'altra parte Yeshua, che invece dice che il potere è vuoto. Quindi Bulgakov arriva a Maestro Margherita dopo una lunga strada scriverà questo libro, come ho detto prima, per tanti anni, e scriverà questo libro
in tante volte. La stesura è complessa e lunga, fino alla fine sono 8 redazioni, di cui le ultime 3 complete, e probabilmente ce ne sarebbero state altre. È la morte che ha messo il punto a questo lavoro. È un'opera che cresce a strati. Il primo nucleo, quello che gli viene in mente, è la storia di Voland, del diavolo che appare in Mosca, che, guardate bene, all'inizio è lui il maestro, è Voland che viene chiamato maestro. E d'altra parte, quindi vediamo un po' già questa strana parentela. Qui il Vangelo è narrato secondo Voland, non è un'intuizione del maestro. Poi piano piano, mentre si va avanti nello scorrere delle redazioni, si vede come, e questo è molto interessante, come Bulgakov lavori aggiungendo mediazione a mediazione. Se ci pensate bene, tutto il romanzo è una mediazione dietro l'altra. Adesso avrei dovuto fare uno schemino, ma pensate che, Levi fa la mediazione tra Voland e Jeshua. Voland media, cioè ogni personaggio media l'altro, media con l'altro. Non, molto spesso, tranne in pochi casi, Jeshua Pilato, non c'è un rapporto diretto, ma è continuamente mediato. E' è come se il romanzo, man mano la scrittura che va avanti, che man mano va avanti e si approfondisce, si affina, cerchi sempre di lavorare sull'indiretto, sempre più, come se, di allontanare la risposta in un certo senso. Quindi la seconda redazione, la vicenda di Jeshua, viene ancora raccontata direttamente, come Vangelo di Voland. Poi piano piano arriva il maestro che sarà lui l'autore del racconto. La struttura formale del romanzo ricorda molto un genere letterario che viene nella letteratura russa definito da Bakhtin, il grande filosofo e critico, che è quello della satira menippea. Bakhtin usa questa definizione della satira menippea a proposito del romanzo moderno, a proposito di Dostoevskij. Vi dico che cosa dice. La satira menippea vede un'eccezionale libertà di invenzione di narrativa filosofica. I personaggi della satira menippea salgono in cielo, scendono agli inferi, visitano la luna, vagano attraverso paesi assolutamente fantastici. Si trovano in situazioni di vita eccezionali. Questo scriveva Bakhtin proprio mentre Bulgakov concepiva il suo romanzo. E il fatto che queste parole fossero pronunciate per Dostoevskij già mi indica una precisa genealogia. Il contenuto del Maestro e Margherita è una citazione unica, ha un legame strettissimo con la tradizione dell'Ottocento e del Primo Novecento, ma i due grandi macini da cui si erge questa costruzione sono sicuramente Gogol, ho detto prima la satira, ma non solo, e Dostoevskij. Tutto il problema della verità, del demoniaco e del rapporto della verità con il demoniaco. Un'altra caratteristica della satira menippea è il fatto che le vicende narrate sono sempre portate al limite dell'eccezionalità, attraverso gli espedienti classici anche del racconto del romanzo romantico: sogno, pazzia, fantastico, quindi demoniaco, eccetera, eccetera. Gogol aveva insegnato la letteratura russa a esprimere il demoniaco sotto le spoglie della normalità più rassicurante. E questa è una lezione che Bulgakov ha ben imparato. In tutto il romanzo, poi vedremo forse pochi casi, però poi ognuno di voi, una straordinaria flessibilità del simbolismo. Cioè Bulgakov
riempie il romanzo di simboli, di nomi, nomi significanti, ma non il nome significante solo della satira, ma proprio nomi che sono come delle punte, dei memo che ci aprono ad altre cose, associazioni e creano associazioni. Quindi il testo viene dilatato proprio attraverso la citazione, attraverso il simbolismo. E per cui Bulgakov ha studiato tanto l'alchimia, l'occultismo, la mistica, ha lavorato tanto sugli apocrifi, molto spesso anche non avendo una grande conoscenza dell'alchimia, molto spesso si vede, e se qualcuno ha questa edizione qui che è annotata da Adriano Dell'Asta, lui va a fare le pulci un po' a tutte queste cose, si vede che semplicemente Bulgakov ha preso l'enciclopedia importante Brockhaus Efron che c'era alla fine dell'Ottocento, su cui avevano scritto grandi filosofi del periodo, e usa proprio le voci dell'enciclopedia. Però riesce a ordire tutto questo in una struttura che tiene, che non è un pastiche il libro, è una struttura molto precisa, e adesso vedremo tutti i vari rapporti. E questa struttura che cos'è, se dovessi dare una definizione per andare a casa subito, se proprio siete stanchi? Direi che è un romanzo di Pasqua. E la cosa che più mi stupisce in questo periodo, non so, succedono delle cose, no? Che incontri o fai caso a delle cose a cui prima non hai fatto caso, ma i grandi romanzi russi, molti grandi romanzi russi, sono romanzi che io definirei di Pasqua, perché il dottor Zhivago è un romanzo di Pasqua, i fratelli Karamazov è un romanzo di Pasqua, e il maestro Margherita è un romanzo di Pasqua. Cosa significa? È un romanzo che per il quale la risurrezione è il senso, direi così, o è un accenno di senso. Forse per Pasternak è chiaramente il senso, per Bulgakov è un accenno di senso. Il motivo pasquale è chiaro, è subito nel cronotopo, diciamo, del romanzo, perché unisce sia il livello di Mosca che il livello di Gerusalemme. Abbiamo un tempo nei termini di giorni che va della settimana, che va dal mercoledì pomeriggio fino al sabato e la notte di sabato. Ivan, se qualcuno è ben presente la trama, viene arrestato di mercoledì e Joshua pure, e è scandito anche dal tempo atmosferico degli astri, perché siamo proprio nel plenilunio primaverile, che la luna piena di primavera che splende nel cielo di Gerusalemme, splende nel cielo di Mosca, uguale, no? Questa dimensione eterna, e questo significa che stiamo parlando della settimana santa, perché appunto la Pasqua viene, è la prima domenica dopo la prima primo plenilunio di primavera. E a proposito di luna, ho pensato di usare questo tra i tanti simboli possibili per far vedere come lavora Bulgakov con i simboli, che servono anche come cemento per saldare ancora più in modo più stretto la struttura complessa di cui parlerò tra poco. Il motivo della luna. Avrete fatto tutti caso che si insiste sulla luna, soprattutto nel romanzo del maestro, cioè c'è anche chi si è divertito a contare, mi pare che siano 68 occorrenze e 11 del sole. La luna è l'astro preferito, era l'astro preferito da Bulgakov, ma non a caso. Quando parlavo di modo di procedere indiretto, no? La luna è un astro che illumina, ma illumina di luce riflessa. E nel libro è innanzitutto un parametro di eternità. Si contrappone al sole, che nel libro è un simbolo negativo,
pensate a quell'afa bruciante che aumenta il mal di testa di Bulgakov, anche Bulgakov di Pilato, però è autobiografico, perché si sa che Bulgakov, mentre scriveva Messa Margherita, soffriva di emicrania tremende. Il sole bruciante è afoso, dà fastidio, crea allucinazioni anche a Mosca, mentre il regno della luna è la luna porta sollievo. Non è un caso che nel finale del romanzo si dice tutti gli inganni spariscono alla luce della luna, quando la luna appare sull'orizzonte. Jeshua si scherma sempre davanti alla luna durante l'interrogatorio ed è accompagnato, Jeshua come Voland, dalla luce della luna. Quindi la luce indiretta è la luce indiretta che ci propone Jeshua. La luce della luna, ricordiamoci, contiene in sé elementi di buio, è luce e tenebra allo stesso tempo. Vediamo chi non capisce la luna, o chi, per esempio Levi Matteo è il discepolo di Jeshua, no? Lui desidera, si dice proprio specificamente, che lui desidera crogiolarsi alla luce diretta del sole. E Voland dice che è stupido. Lui pensa che, promette addirittura, proprio il momento in cui Jeshua viene crocifisso, cioè viene ucciso, promette che si potrà guardare, che verrà il giorno in cui si potrà guardare il sole attraverso un cristallo trasparente. È come se Bulgakov sottolineasse l'incapacità di Levi di cogliere ciò che è complesso e la sua pretesa di possedere la verità, di possedere ciò che Jeshua proponeva. Ma in realtà Jeshua non propone, sussurra, indica una ricerca, è molto vicino al Cristo del grande inquisitore di Dostoevskij, che sta zitto, che di fronte alla eloquenza del grande inquisitore sta zitto. Per Dostoevskij, come per Bulgakov, è il diavolo che è eloquente, è il male che parla. Il bene non è che sta zitto perché è inetto. Il Cristo del grande inquisitore non è assolutamente inetto. Agisce sicuramente, non parla perché non è violento. Il sorriso, il mite sorriso, il bacio del Cristo è un atto di libertà. E il modo indiretto di fare la luce non abbagliante, la luce delicata, sommessa della luna, è questo indicare una ricerca senza predeterminarla. Anche perché, se ci pensiamo bene, qual è il contenuto positivo della dottrina di Jeshua, che ripete continuamente? Tutti gli uomini sono buoni. È un po' pochino, e potremmo anche discutere. Cioè non è una verità che si impone. Tutti gli uomini sono buoni. Molto tostoiana, ma anche qua apriamo un altro. Quindi la luce della luna accompagna questa, rinuncia a imporsi, rinuncia a imporsi del bene. E questa è una linea che possiamo trovare in tutta la grande letteratura russa, dove il personaggio positivo, il bene, è sempre un fallito, in un certo senso. L'idiota di Dostoevskij, il dottor Zhivago, che si fa trasportare dalle onde della storia e sembra non imporsi mai. Quindi la reazione di tutti i personaggi, si può vedere come tutti i personaggi del romanzo in qualche modo reagiscono alla luce della luna, ed è una specie di test, un test della coscienza e dell'anima. E non sto a elencare tutte le varie relazioni, potete vederlo voi. Quello che mi interessa è proprio vedere proprio come la luna, il mondo della luna, il
mondo selenico agisce proprio da attivatore dei personaggi. No? Pensiamo a Margherita, no? Che proprio alla luce della luna fa quella sua cavalcata da strega. Strega in russo si dice Virma, e ha la radice di sapere, colei che sa. Tra l'altro nel romanzo la luna ha una macchia misteriosa e Bulgakov dice a un certo punto: questa macchia misteriosa forse è un drago, forse un cavallino gobbo. Non c'è niente di casuale, qui non sono io che devo dire che cos'è il drago, ma dice che forse è un drago, forse un cavallino gobbo che si muove eternamente sulle nostre teste e insieme rimane allo stesso posto, alla sua stessa altezza. Quindi il drago, questo è l'inconscio, adesso chi meglio di me potrà dirlo, lo lascerò parlare. Il cavallino gobbo è un personaggio delle fiabe. È di solito l'aiutante fatato nelle fiabe. Ho detto prima che chi viene attivata dalla luce della luna, oltre che dalla bellissima crema di Azazello, è Margherita. E già nel nome abbiamo tutta la capacità che Bulgakov ha di parlare e di pensare per simboli. Ancora qui una volta devo sfondare Jung, cioè l'anima in senso junghiano, cioè l'anima mundi, è la perla. Non è un caso che la cameriera Natasha la chiami per 3 volte in modo insistito Dushenka, anima mia. È vero che è un modo di chiamare, ma questa insistenza mi fa pensare, anche perché quella tradizione teologica e insieme filosofica nutrita anche del simbolismo del primo Novecento di cui Bulgakov è figlio, aveva proprio come concetto cardine questo dell'anima mundi, di questa anima diffusa nel creato, che è una sorta di controcanto alla sofia, alla sapienza divina, un controcanto terrestre, è la forza della creazione che si apre, vista nel suo momento di apertura e di schiusura alla sofia, al divino. Quindi Margherita è qualcosa di più che una signora dell'alta società sovietica annoiata che si fa un amante. Guardate un po', quando lei entra sempre in azione con la luna, entra nel romanzo subito dopo la luna, perché all'inizio noi non la conosciamo direttamente, anche qua la conosciamo indirettamente attraverso il racconto del maestro. Nella seconda parte però esplode, diventa una forza attiva della femminilità, attiva e distruttiva, anche perché è lei che con la sua ira di strega fa da castigamatti, diventa consolatrice, diventa materna, anche se lei non può avere figli, ed è proprio l'espressione di questo tempo lunare che non ha calendario. È bello quando lei si sparge dell'unguento del diavolo, del gazzello, per diventare una strega, fa cadere l'orologio e comunque diventa strega grazie a questo bagno di luce. Una chiave anche per vedere un po' come funziona questo simbolo della luna ce la dà il maestro stesso, che dice: più di tutti odio il sole, più di tutte odio il sole, le persone che parlano ad alta voce e il rumore. Allora, il maestro che viene chiamato per grande parte del romanzo l'ospite notturno è l'opposto del sole, cioè il sole sono le persone che parlano ad alta voce, è molto moderno, e il rumore, è l'esteriorità. Anche lui è sempre scordato dalla luna e questa luna per lui è proprio il richiamo all'interiore. Ed è molto bello il rapporto tra il maestro e Ivan Biasdomny, perché Ivan si dice la sua anima, la sua interiorità, dice, è una finestra polverosa non pulita da anni. E perché Ivan Biasdomny è tutto fuori. Vive tutto nell'esteriorità, è il personaggio, è il mio personaggio preferito, devo dire, perché siamo noi, Ivan Biasdomny, io credo.
è l'unico personaggio che poi rimane dopo tutta questa sarabanda. Tutti spariscono i personaggi, no? Voland e il suo seguito di diavoli cavalca, trasformati, diventati veri cavalieri, volano via, il maestro e Margherita hanno la sorte che hanno. Chi rimane? Rimane la mosca solita, dove la gente è sempre come al solito, non sono cattivi, hanno un po' di misericordia nel cuore, li rovina solo la questione degli alloggi, la questione della casa, no? Anche noi ci rovina solo la questione della casa. E rimane Ivan Vesdomin, che rinuncia all'arte, che rinuncia a scrivere e si fa professore. E però ogni tanto rivive nelle notti di luna piena, con dei bagni di luna praticamente, rivive l'esperienza forte di incontro che ha avuto. Perché la vicenda del maestro e la sua intuizione alta di una verità, la verità su Pilato e su Yeshua, che nessun altro aveva intuito, questa vicenda è una vicenda che irrompe nel romanzo, irrompe nella vita di Vesdomin e lo cambia. Vesdomin cambia, tanto è vero che cambia anche nome. Ivan Vesdomin è Giovanni senza casa. E ho detto prima che cos'è la casa per Bulgakov, quindi lui vive fuori casa, non vive nell'interiorità, vive tutto fuori. E poi diventerà semplicemente il professor Ponyryov. Anche è interessante questo suo rinunciare all'arte, perché l'arte è quella del maestro. Tra l'altro la parola maestro ha un senso fortemente religioso, in russo master ha anche questo forte, era colui che insegnava le lettere sui libri antichi religiosi, no? Quindi aveva un senso religioso. L'arte del maestro non è un'arte cercata, lui l'ha ricevuta da chissà dove, dall'alto. E mentre quella di Vesdomin, che era un poetastro di regime, è un'arte artificiosa, costruita. Per essere vero, Ivan deve rinunciare alla sua arte. Ecco, forse la prima cosa che colpisce nel romanzo è l'elemento proprio satirico. Perché il romanzo ha una parte molto, dove la storicità e la situazione della Russia che stava vivendo Bulgakov è molto ben presente, molto ben espressa. E quindi Bulgakov usa tutta la sua invenzione, la sua esuberanza per fare un po' il castigamatti. Ma ci sono anche alcune cose che stanno sotto, della storia che Bulgakov non racconta in modo esplicito, per cui certo avrete tutti colto la meschinità della vita sovietica, il problema delle delazioni, il problema della censura, eccetera. Forse non sempre si coglie la questione dei campi di concentramento, delle persone che spariscono, per esempio. Quando Margherita incontra Azazel sulla panchina, pensa che lui sia venuto lì per arrestarla. A me ha straziato il cuore a leggere tre righe sulle Salafki. Le Salafki sono un campo di concentramento, il primo campo, il modello dei campi di concentramento, la madre dei campi di concentramento, già istituita nel 1921 da Lenin. Sono su queste isole nel Mar Bianco, dove la situazione era atroce, un campo di concentramento ferocissimo, e si vede subito fin dall'inizio in modo molto ridicolo, no? C'è Ivan Vesdomin che sente parlare di Kant, e quando Kant parla di Dio e delle prove di esistenza di Dio, lui da ateo militante dice: ma com'è possibile, bisogna mandarlo alle Salafki, lui è così ignorante, vuole condannare Kant alle Salafki. Ma nell'ultimo capitolo c'è questa
questa riga dove si vede come innanzitutto sapevano, tutti sapevano che cosa stava succedendo, nonostante il silenzio generale. Numi, come questo è il narratore, Numi, come triste la terra di sera, come sono misteriose le brume sulle paludi, e Serafchi sono paludoso, chi ha vagato in queste brume, chi ha molto sofferto prima della morte, chi ha volato su questa terra portando su di sé un peso troppo gravoso, lo sa. E poi parla del terrore e del fatto che la solo la morte dà pace. Cioè questo che voglio dire, l'arte di Bulgakov si fa penetrazione della realtà, ecco, e anche coraggio. Una cosa, e poi parlo della struttura e poi mi taccio, importante del romanzo, oltre a questa parte di critica, satira e attenzione e cura per la realtà storica che Bulgakov sta vivendo, perché in questa come pesante la sera, come triste la sera, a me pare che ci sia proprio una dolente cura per il momento che stai vivendo, non solo una critica. E questo che lo fa grande, credo. Oltre a questa attenzione per la realtà storica, c'è invece l'attenzione per, diciamo, la realtà metafisica, cioè la passione per la verità, no? È quel titolo anche che ho messo. In questo davvero Bulgakov è il continuatore di una lunga, lunga tradizione, Gogol e Dostoevskij, dove la verità è sempre qualcosa di molto concreto, insito in un'esperienza, e non è una verità logica, argomentativa, non è nemmeno una verità che si impone. In Bulgakov la verità non ha nulla a che vedere con una giustificazione razionale e si presenta incarnata, cioè in un incontro. La vicenda scandalosa del diavolo che entra dentro a Mosca e la vicenda altrettanto scandalosa di questo vagabondo Jeshua che si incontra con Pilato e poi verrà messo a morte a Gerusalemme, cambia la vita di tutti quelli che vengono a contatto anche solo di striscio. Uno perde la testa, quel tipo a varietà, non so, non ricordo il nome, Berlioz va a finire sotto un tram, perde la testa anche lui, Margherita diventa una strega, il maestro impazzisce, Ivan Bezdomnik pure lui cambia totalmente vita, insomma. Non c'è nessuno che possa rimanere uguale dopo questo incontro. E la famosissima frase di Pilato, che cos'è la verità, a Jeshua, Jeshua risponde: la verità è che prima di tutto ti fa male la testa e poi vuoi stare col tuo cane. Ma egemone, ti pare che sia bello voler solo stare col tuo cane? Cioè Jeshua non sta la domanda era fatta per metternoi in difficoltà, no? Almeno nei Vangeli, lì nel dialogo così reso da Bulgakov mi pare proprio che Pilato si appassioni a una discussione, in un certo senso, è incuriosito, ma è comunque una discussione vana o comunque una curiosità, tante parole che facciamo anche noi spesso, no? Per scaldare il cervello. E Jeshua fa subito una svirgolata, proprio una svolta, dice: no, la verità è che ti fa male la testa e che non hai nessuno, non vuoi bene a nessuno, vuoi bene solo a tuo cane. E Pilato, che tra l'altro è un personaggio bellissimo nel romanzo, è raccontato in modo molto complesso, è un personaggio molto stratificato, gli dà fastidio l'odore delle rose. Non so se vi ricordate, ma alla fine, quando Margherita deve, alla fine per concludere il sabba, deve bere il sangue del barone Tandeltale, il traditore Meinheger, nella testa di Berlioz, tra l'altro,
e lei è un tantino turbata perché è di fronte a tal bevanda. Vola dice: tranquilla, bevilo, il sangue si è già trasformato in acqua di o in olio di rose. E mentre, quando parlavamo prima di Bulgar, vede, è tutto un continuo ricorrere, rincorrersi di immagini. Pilato si dice subito all'inizio, gli dava fastidio l'odore di rose, anzi lui dice di aver mal di testa a causa di quell'odore di rose, no? Adesso sfoghiamoci tutti all'idea che cosa, di cos'è questo olio di rose, ma senza andare a scomodare la tradizione religiosa, solo la letteratura della simbologia della rosa non sa neanche da che parte cominciare. Però è vero che simbolo dell'amore in assoluto, cioè lui non può sopportare l'odore di rose perché non vuol bene a nessuno. E guardate, la cosa interessante ci fa vedere quando, perché uno dei grandi temi del romanzo è il senso di colpa, della colpa, il senso della colpa. E questo ancora da Dostoevskij, Fratelli Karamazov, io sono responsabile e colpevole per tutti. La tazza comune della colpa è la tazza comune dell'espiazione e della redenzione. Ecco, Pilato è anche lui, ha questo senso di colpa, è relegato nell'eternità in mezzo a queste rocce, queste montagne, quasi Titano, quasi Prometeo, non so, a soffrire tormenti inimmaginabili per 12.000 lune, solo col suo cane, di questa colpa di non aver salvato Yeshua. Anche se lo si vede che cerca di fare qualcosa, fa uccidere Giuda, gli propone il veleno prima per non farlo soffrire, comunque ha questa colpa, no? La viltà. Un'altra cosa che dice Yeshua è: il peggior peccato è la viltà. Ma il problema non è tanto il senso di colpa in senso moralistico, ah, ho fatto questo, ho la colpa. Quello che lo muove e quello che poi decreterà la sua liberazione è un senso di vuoto, di mancanza. Nel libro viene continuamente detto, in russo c'è una parola bella, Nedavari, cioè non aveva finito di parlare fino in fondo. Cioè quello che lo sconvolge è proprio che gli pesa, lo opprime, è il senso di non aver finito di parlare, di non aver detto la cosa importante con Yeshua. Cioè un incontro che lui non ha saputo portare a compimento, un incontro che ha lasciato a metà per viltà. Questo è il peccato, non tanto che si è ritratto. E verrà liberato, perché a questo motivo della colpa c'è il motivo del perdono, che è riflesso in tanti tanti punti del romanzo. Frida, Margherita, che al Saba può dare, chiedere un desiderio solo, e sarà quello di riavere il maestro, e ci rinuncia perché ha compassione di Frida, la donna che ha ucciso il suo bambino. E allora dice: liberatela, voglio che non si porga più il fazzoletto a Frida con cui ha ucciso il suo bambino. E a questo fa eco il grido del maestro: sei libero, a Pilato. Era solo lui che poteva dirlo. Quindi cosa succede? Pilato si incamminerà insieme a Yeshua, parlando fitto fitto col suo cane, in una strada di luce lunare. Dico i tre livelli e poi davvero smetto. I tre livelli. Il romanzo ha tre nuclei narrativi. Mi importa dirlo perché tutti lo dicono, ci sono in tutti i manuali, eccetera, ma c'è una cosa che non viene detta e vorrei solo dirla. Ci sono tre assi del tempo: l'apparizione di Voland a Mosca, il racconto di Pilato e la vicenda del maestro Margherita. Queste tre linee, questi strati, si uniscono in tanti modi, si duplicano con tutta una serie di di richiami e di narrazioni incrociate, no? Per cui la storia di Ponzio Pilato e l'incontro col Cristo vengono raccontati da Voland
ai Vambesdomi e a Verdos. Il supplizio di Cristo viene sognato dai Vambesdomi, che è il manicomio. E poi la parte finale si legge alla fine. Quindi c'è tutto un incrocio di questi. Ecco, la cosa interessante è che questa tripartitura, questi tre nuclei, tra l'altro uno è molto autobiografico, che è la vicenda del maestro sicuramente, è una struttura formale letteraria sicuramente, ed è interessante, si può studiare, è stata studiatissima chiaramente, ma Bulgakov riesce a tradurre in letteratura una dottrina, se possiamo così chiamarla, di un grande e strampalato filosofo del XVIII secolo che si chiama Skvarda, che era un filosofo religioso, non so come definirlo, lo chiamano il Socrate russo, di Kiev tra l'altro, e questo strano personaggio che, come tanti personaggi in Russia, era maestro di cappella, era filosofo conosciuto eccetera, a un certo punto abbandona tutto e si fa pellegrino e vive nella vastità russa pellegrino. Ogni tanto ha qualche discepolo che raccoglie le sue carte, lo ospita, così lui può scrivere e poi lui se ne va. Insomma, un personaggio particolare. Ma è interessante che Skvarda, che viene riscoperto proprio nel periodo del primo Novecento, ha una teoria dei tre mondi. Secondo lui il macrocosmo, l'universo, è compenetrato dall'esistenza intrecciata di questi tre mondi, che sono quello cosmico, che è quello principale, il macrocosmo che abbraccia tutto, ecco, lui dice proprio che abbraccia tutto. Poi c'è il microcosmo piccolo, quello umano nostro, e poi c'è quello che lui chiama quello simbolico, il mondo biblico. Il mondo della Bibbia, il mondo biblico, è il mondo che fa da cardine tra il mondo del cosmo e il mondo dell'uomo, ed è quello che permette all'uomo di leggere il mondo grande. E allora questi tre mondi, che sono indistricabili, fanno anche sono anche dentro nell'uomo, che anch'esso ha una natura visibile, una natura invisibile, è un miscuglio. Ecco, quindi Bulgakov conosceva benissimo lo Skvarda, lo leggeva, lo sottolineava, e credo che proprio la triplice partitura del romanzo riprende proprio questa, sembra un po' Dante, no? Sensi vari. In russo c'è una parola che si dice troemiria, cioè questa trimondialità, non so, del maestro Margherita. Quindi anche abbiamo le coordinate spazio-temporali del maestro Margherita, il cosmo, il momento biblico di Ponzio Pilato e Gesù, che è un po' una lettura anche delle vicende degli altri, e il mondo umano del maestro. Va bene, mi fermo qua e forse meglio che pagate voi, perché ho parlato troppo. Ringraziamo la professoressa Chidini e vorrei sentire un po' voi le vostre provocazioni. Giorgio, non so come si fa con il microfono. Io non so no, ma si sente. Io ho due domande, che poi forse sono tre. La prima è se Gesù è Gesù, che non si capisce. La seconda è come mai il diavolo alla fine è quello che fa il bene, e poi il diavolo, che non solo sa bene chi è Gesù, non Gesù, perché dice proprio Gesù, è anche quello che sa bene cos'è la misericordia, perché quando c'è quella cosa di Frida è lui che dice: adesso mi tiro via sti stracci, chiudo tutte le cose e non capiscono niente i suoi, dice: sto parlando di misericordia, entra da tutte le fessure che non riesco a tirarla fuori.
se ci aiuti su. Allora, la questione di Gesù, insomma, il diavolo e Gesù non è proprio la stessa, non sono due argomenti, no? Allora, sì, Yeshua è Gesù per Bulgaro, e Gesù è e Gesù di Renan soprattutto. Nella letteratura russa, da Tolstoj in poi, entra tutta quella, proprio entra nella letteratura tutta quella corrente storicistica che vede che nella fine dell'Ottocento, metà dell'Ottocento, e comincia a rivedere i Vangeli e la figura del Cristo come un personaggio storico. Quindi si va a Strauss, no? Si va a cercare proprio la storicità proprio nel pelo dell'uomo, e si considera il Cristo come un uomo sostanzialmente. Magari poi, come farà Tolstoj, come il più alto esempio di umanità, il fulgido ideale dell'umano, ma comunque uomo. Quindi una lettura di Cristo e anche dei Vangeli, perché non c'è persona più che legge più attentamente i Vangeli di Renan, va lì proprio a leggere la riga, a confrontare, studia tutti i biblisti dell'epoca, ma da questa stringente prospettiva della umanità, solo umanità di Cristo. Ma è impressionato come Renan studia la passione di Gesù e va voi siete medici, a studiare la fisiologia del dolore della passione. Quindi, tra l'altro, cosa assolutamente strana, da quello che posso capire, alla sensibilità russa, no? Questa cosa. Sì, poi adesso un attimino. Questo quadro, allora, questo filone così presente nella cultura russa è forte proprio per Tolstoj, perché Tolstoj aveva questa visione di Cristo e della religione, una religione etica spogliata della trascendenza e che vedeva il divino come la scintilla divina che abbiamo dentro ognuno di noi. Quindi la figura di Cristo viene continuamente frequentata dai romanzieri russi, insomma, in Anna Karenina c'è l'idiota di Dostoevskij, è una risposta proprio a quella visione del Cristo come uomo, che quindi si poteva indagare in tutte le sue sfaccettature. Dostoevskij, scusate, eccolo qua, non andata troppo. Dostoevskij lavora tantissimo nei suoi romanzi, in particolare nell'Idiota, con questo quadro, Hans Holbein, il giovane, il Cristo morto nella tomba. Hans Holbein, per dipingere questo quadro, aveva usato un cadavere di un ebreo morto, non so, nel Reno, credo, non mi ricordo, che fiume c'è a Basilea, mi pare il Reno. Comunque, quello che voleva fare Holbein è mostrare un cadavere, cioè la morte. Di fronte a questo quadro, il principe Mishkin dice, di fronte a questo quadro si perde la fede. Perché è la carne, solo la carne, o come direbbe un altro personaggio dell'Idiota, sempre a proposito del quadro, è la tarantola della materia che ha dentro in sé la decomposizione. Quindi è l'esclusione della risurrezione. E quindi Dostoevskij mette questa provocazione estrema per rispondere proprio quella visione del Cristo come solo uomo, perché se è solo uomo siamo qua, dice Dostoevskij.
siamo alla tarantola della materia che è nulla. Bulgakov, Tolstoj quindi è come Renan e come gli storicisti. Dostoevskij è invece totalmente, come dire, fortemente coinvolto nel cercare una soluzione al di là dell'umanità di Cristo soltanto, non negandola chiaramente. Bulgakov è un po' un mistero, perché già tu mi dicevi, poi alla fine è proprio Volal che dice Gesù, no? Cioè Bulgakov ci presenta un Gesù che lui non inventa, ma se ha la pazienza di leggere dell'asta si vede che ogni piccolo particolare va a finire in qualche studio di qualche storicista, appunto, da Barbus, Strauss o Renan, per esempio ha 27 anni Jeshua e non 33. Lì Padre Ben mi pare lo fa vedere bene, che c'è proprio un 6-7 anni di gioco, no? Sull'età di Gesù, quindi Bulgakov cerca di essere filologico in un certo senso. Oppure, non so, Jeshua non conosce i suoi genitori, dice di essere siriano, e anche lì mi pare ci siano degli studi che parlano della provenienza di Gesù, insomma, non ebraica, eccetera, eccetera. Quindi Bulgakov costruisce un Jeshua completamente risolto nella figura storica o ipoteticamente storica dello storicismo europeo di metà 800. Però poi scivola nel mistero, cioè lascia un mistero, e questa perché molto spesso si dice anche la teoria, la dottrina di Jeshua è tolstoiana. Tutti gli uomini sono buoni, eppure non è solo questo, cioè proprio il modo con cui l'incontro con Jeshua cambia Pilato ed è riportato a una dimensione altra, che è questa, incamminarsi sulla luna, che non è dentro nella terra, nel mondo nostro, e comunque tutto si risolve nella dimensione altra, già ci dice che questa ipotesi storicista, totalmente storicistica, non è sufficiente. Faccio vedere sempre, questo è un altro grande pittore, che è Nicolai Ghe, che questo è Cristo e Pilato. Guardate che Pilato è proprio vestito come è descritto nel Maestro Margherita, con il bianco bordato di rosso. Ghe era un amico di Tolstoj, c'è una interessantissima corrispondenza tra Ghe e Tolstoj, e Ghe proprio dice è il tuo Cristo che mi... sono totalmente solidale con il tuo Cristo, il Cristo di Tolstoj, un Cristo totalmente depurato da superstizioni, divinità, eccetera. Ma guardate come descrive che il Getsemani, ma soprattutto il Calvario, dove c'è una, come dire, una disperazione senza nessuna possibile luce, sembrava quasi l'urlo di Munch, non so come spiegare, ed è totalmente opposto alla tradizione del Cristo ortodosso, sicuramente, no? Cioè questo è proprio quanto di più, questo grido del Cristo. Ecco, quindi io credo che questo Jeshua sia Gesù, ma con tante contraddizioni, e Bulgakov non,
come Pushkin non voleva togliere le contraddizioni di cui era consapevole. Non so se ho risposto. La questione invece del diavolo è una questione interessante e anche lì c'entra tantissimo Dostoevskij. Chiaro, l'epigrafe di Goethe è un bel timone per darci un indirizzo. Sono la forza che vuole il male, ma costantemente opera il bene. Ed è anche importante questa ambiguità cosiddetta, no? Di Bulgakov. È il diavolo che fa, cioè il male che fa il bene. Sembra un po' decadente, sembra quasi. Sì, il decadentismo è anche una visione manichea o che dà spazio all'occultismo, abbiamo bene e male come due poli, no? Che agiscono nella realtà, si limitano e si provocano l'uno con l'altro e creano anche il movimento della vita. In Bulgakov non è così assolutamente, cioè lui non ha... non è né relativista né manicheo né niente, lì è ben chiaro che il dicastero, secondo la sua buffa terminologia, della luce è, come dire, presiede anche a tutti i movimenti di Volant. Volant, tra l'altro, è strano perché ha quest'occhio nero che è un buco di tenebra, il vuoto, il male come il vuoto assoluto, ma anche un occhio, una volta verde, un'altra volta non mi ricordo più di che colore, con delle scintille di luce dentro. Quindi luce e tenebre sono mischiate, ancora adesso non so, sono vicino a lui, mi viene questa cosa, Jung e l'ombra. Cioè, il male è una presenza importante nella vita dei personaggi di Bulgakov, non voglio fare uscire dal mio compito. È come un crogiolo, cioè tutti sono saggiati dal male, quindi il male in un certo senso affrontare, inglobare in sé il male, io direbbe l'ombra, è anche un modo per andare avanti e crescere. È un'esperienza importante. Certo, l'incontro col male, se non è superato nell'accettazione anche della sofferenza e nella responsabilità, pensiamo a tutta la vicenda di Margherita, qui lei risponde, cioè passa tutte le cose, ma risponde con un atto d'amore assolutamente disinteressato e forte, è un'occasione persa, come tanti incontrano Volant e vengono irretiti, eccetera. Quindi è chiaro che Volant riconosce il vero Gesù. Probabilmente, se dovessimo parlare con lo schema di Scavaradà, Yeshua è il mondo biblico simbolico, Gesù è il mondo cosmico, che viene riconosciuto solo all'ultimo, anche quando Volant si sta trasformando in un cavaliere con questi speroni di luna, eccetera, eccetera. Tutti prendono un diverso aspetto. E poi c'è anche la questione del male nell'arte, il problema della diabolica, del demoniaco e della tentazione demoniaca anche dell'arte, però questa è un'altra cosa. Posso dire che è per questo che io avevo messo l'epigrafe di Luca, no? Mi ha colpito anche gli esercizi, perché ad un certo punto anche nella guarigione del demoniato è come se fosse il demonio che riconosce il Cristo e Cristo dice di tacere. Infatti io poi ho citato Luca quando questo posseduto del demonio dice cosa sei venuto a fare, no? Io so che tu sei il santo di Dio. Io l'ho vista così, questo
questi demoni che fanno poi, che cambiano la vita di tutti quanti. Dove vanno a finire il maestro e Margherita? Chi non l'ha finito però? Come? C'è qualcuno che non l'ha finito. Ah, ecco, infatti è sempre problema anche a lezione questo. Come Wikipedia, spoiler, attenzione, spoiler. E cosa faccio? No, io l'ho finito. No, no, io l'ho letto, però... No, l'hai letto tutto il mio. No, l'abbia letto tutto. Ok, perché questa è una grande... diatriba, no? Allora vanno a finire la luce, non la pace, no? Meritano la luce, non la pace. No, scusa, no, la pace, non la luce. Tanta interpretazione. L'interpretazione che viene data così sui manuali è questa. Il maestro non è stato fedele alla sua vocazione di artista, ha bruciato il manoscritto, quindi non è riuscito a portare fino in fondo la sua vocazione, quindi merita solo la pace, non la luce. Io qui parafraso anche Voland. Cosa c'entra il cane? Quando Pilato sta lì che sta male, eccetera, a un certo punto dice, ma perché deve stare lì? Insomma, ma cosa c'entra il cane? Quindi perché anche il cane deve stare lì? In fin dei conti è vero che fedeltà vuole condividere il segno. Allora io dico, che cosa c'entra Margherita in fin dei conti? Perché lei cosa ha fatto? Perché e qui c'è una bellissima interpretazione della signora Siclari, che è stata professoressa qui a Parma, che in un bel saggio scrive, in realtà se ci pensiamo bene, com'è questo posto dove va a finire, dove vanno a finire i nostri due? È sicuramente un rifugio di quelli che piacevano tanto Bulgakov, no? C'è la musica di Schubert, è un giardino dei ciliegi, e tra l'altro proprio recentemente l'ho riletto e dice, è un giardino dei ciliegi, perché maestro non vuoi andare, lui voleva morire, non vuoi andare nel, mi dicevo, nel giardino dei ciliegi, dove c'è una vecchia casa e un vecchio servo che ti aspettano. E questo è proprio Chekhov in assoluto, perché nel giardino dei ciliegi è una vecchia casa e c'è il vecchio servo, no? Che poi tutti si dimenticano. Quindi questa atmosfera cecoviana ovattata, la musica di Schubert, la scrittura, cioè il maestro e Margherita finiscono in una dimensione romantica, perché gli dice, ah, tre volte romantico maestro, dice Volante. Finiscono in una questione, in una atmosfera estetica, è la dimensione dell'arte. Questa parola tre volte romantico è importante, perché il tema del romanticismo l'aveva proprio trattato anche Dostoevskij, cioè è il tema di una dimensione romantica, significa non sdolcinata, ma la dimensione estetica della vita. Il maestro ha avuto una grande intuizione, ma l'ha avuta sulla base non dell'esistenza, non sulla base della vita, ma sulla base dell'arte. Poi ha fatto, certo, della sua vita un, come dire, ha messo al servizio la sua vita all'arte, infatti viene salvato in un certo senso, però è come se, secondo questa interpretazione che a me convince molto, è come se l'arte non arrivasse fino in fondo alla vita, la maledizione dell'arte. Un grande poeta simbolista russo, cito sempre, dice: le muse sono sibille solo per finta. Le muse vogliono essere profetesse, ma solo per finta. L'arte ha una maledizione di essere solo arte. E infatti chi viene salvato senza riserve, perfettamente? Pilato, perché lui ha avuto un incontro e ha sentito la mancanza, il vuoto, nella vita, non nell'arte. Allora Pilato va nella luce, se non in giustizia, e il maestro e Margherita hanno solo la pace. Perché poi c'è un altro problema che io non so risolvere. Questa
pace, pakoi in russo, è qualcosa di importante. Non è solo lo star bene lì tutti tranquilli, è una parola che ha una forte aura religiosa. Nella poesia russa questa dimensione luce, pace, o pace, felicità, è continuamente frequentata, Pushkin, Bloch, forse anche Lermontov. Quindi forse questa pace è comunque qualcosa di importante, questo non lo so, però sicuramente non è un castigo, è solo il dire che la vita e l'arte sono comunque due cose diverse. E in questo c'è il grande superamento del romanticismo da parte di Bulgakov. Una domanda su un particolare minore, su una persona minore ma che mi ha colpito, che è il direttore del ristorante. Sì. Che si stadi un po', nel senso che è descritto come un pirata, cioè con una valenza molto positiva. È tipo che si rende conto di quello che sta succedendo, che cosa succederà quando arrivano quei due a pranzare, così. C'è una spiegazione per questa figura? Allora, non mi ricordo bene. Archibaldovic. Sì, mi pare che Adriano Dell'Asta parli anche di un prototipo. Perché in questa sua sarabanda di. E non mi ricordo di quale funzionario sovietico stia parlando. Bulgakov fa anche in un'opera che è più che diciamo ha solo di Maestro Margherita il livello della Mosca, quindi il livello sarcastico, satirico, fa tutta una. Così una panoramica di molti modi di essere inseriti all'interno del sistema sovietico. E cioè è molto bello che Bulgakov non faccia di tenerlo un fascio, quindi si vede come l'umanità viene declinata in tanti modi, a tanti livelli, e in alcuni casi anche all'interno della struttura c'è un'umanità. E poi in quel personaggio, secondo me, è proprio quella aspetto da filibustiere che piace a Bulgakov, no? Cioè questo suo modo è proprio molto, molto consonante, un po' teatrale. Chiedevo una cosa, che non ci sia un filo conduttore tra la casa e la luna, nel senso che simbolicamente sono entrambi delle figure materne. E la casa comunque come un fatto concreto, la luna invece come un qualche cosa di intimo. E mi viene in mente anche che io non conosco molto bene, ho letto tanto da ragazzo di letteratura russa, adesso un po' l'ho persa, ma mi è rimasta l'impressione che la letteratura, un certo tipo di letteratura russa, sia intimista. E quindi questa luce, cioè casa, realtà, adesso vado via un po' così, è un po' come cos'è la verità? Verità è mal di testa, cioè un qualche cosa di concreto. Cos'è la verità? Non lo so. E la luna, l'intimismo e la non risposta nella nostra vita, no? Che porta poi a questa semisoluzione che è l'arte, perché anche l'arte è una non risposta alla nostra vita, a quello che noi chiediamo, a quello che noi cerchiamo soprattutto. Non so se. Sì, grazie. La casa e la luna non avevo pensato io a un legame così, ma è una cosa interessante. Va fuori, non cerca la casa, no? Sì. Cerca la luna. Quindi non cerca un qualche cosa di concreto, di materno in modo concreto, ma cerca un materno che
che è più dentro, che è più nell'intimo, ed è quel, sarebbe quel materno che dovrebbe dare delle risposte che però non può dare. Beh, però non so se sono completamente d'accordo, perché non credo che la luna in Bulgakov, Margherita, che è anche molto materna, pur non avendo figli, è molto materna, non diano delle risposte. Io credo che non diano delle risposte dirette. No? Mentre il sole grida, tra l'altro mi è venuto in mente, chissà se avesse avuto un padre che gridava, no? questo non le posso dire, però è vero che c'è anche un aspetto culturale, io credo, dove il sole, per tutto il simbolismo, è visto proprio come questa afa opprimente che schiaccia. Io non so, però io credo proprio che le risposte indirette lui cerchi, non le non risposte. E poi però viva dentro questo cerchio magico dell'arte che è comunque un po' uno schermo nei confronti della realtà. L'arte è sempre comunque non definita, no? Sì, certo. Lascia sempre una sospensione, così come è una sospensione la nostra vita. Sì, sì. A me ha stimolato questo, il doppio le mani. Ma io volevo, chiedere un approfondimento sulla questione che ha citato inizialmente sul fatto che il bene stenta ad imporsi o rinuncia ad imporsi. Cioè, io non ho letto il libro in realtà, quindi dico una cosa, scrivo una cosa troppo scontata, non lo so. Però lei ha detto che c'è anche un filone di letteratura russa che ha questa tematica, volevo capire soprattutto perché succede questo. Innanzitutto il maestro, se ci pensiamo, quasi non fa niente, insomma, vabbè che noi lo conosciamo, che è già annichilito da un'esperienza tremenda di persecuzione, eccetera, quindi finisce in manicomio, però lo vediamo come un eroe che non fa niente, mentre è l'eroina, è Margherita che insomma, prende in mano la situazione, fa un patto col diavolo, tra virgolette, e combina di cose di crudo. Questo appunto è tanto più significante se inserito in una tradizione lunga. Parlo ancora di Dostoevskij. Dostoevskij aveva un problema che lo attanagliava proprio come scrittore e come uomo. Come scrittore il problema di rappresentare l'uomo buono. C'è proprio una lettera in cui lui dice: sto cercando di raffigurare l'uomo buono. Non c'è niente che sia più difficile al giorno d'oggi e non c'è nessuno che ci sia riuscito. Il grande esempio di uomo buono è Cristo ed è fuori dalla letteratura. Nella letteratura mondiale l'unico che ci è riuscito è Cervantes con Don Chisciotte. Allora, l'uomo buono subito appare in Dostoevskij come un uomo ridicolo. E Dostoevskij cerca anche di spiegarlo in quella lettera, dice Don Chisciotte è il bene ridicolo, perché è il bene che non ha coscienza di sé, è il bene che non sa imporsi in un certo senso, perché si ritrae. E questo del ridicolo appare in tantissimi personaggi di Dostoevskij. Uno si chiama anche Il sogno di un uomo ridicolo, è il protagonista, quindi è l'uomo ridicolo, che dice: io ho dentro di me una grande idea e ho vissuto un incontro, l'uomo ridicolo ha vissuto un incontro con la verità in un sogno strano, ma ho paura con il mio essere ridicolo, e io leggo con la mia umanità, di svilire questo dono prezioso che ho ricevuto. E quindi il problema del bene, cioè del personaggio buono e anche del personaggio bello, Dostoevskij usa queste due cose, il personaggio bello e il personaggio buono allo stesso modo,
è fondamentale proprio per la sua scrittura, incomincia e scrive l'idiota. L'idiota è un personaggio fallito, perché non so se lei l'ha letto, ma questo principe Myshkin che arriva dalla Svizzera, entra dentro nella vita di Pietroburgo, incontra delle persone, cambia i destini delle persone, ma alla fine ripiomba nell'idiozia, è un idiota appunto. E tutti dicono, Dostoevskij non è riuscito a creare l'uomo bello. Il principe Myshkin nasce nella testa di Dostoevskij come una figura cristica, lo chiama il principe Cristo, ma vuol dire che Dostoevskij non è riuscito a raccontarci del Cristo. Come Bulgakov, che scrive di Yeshua e non di Gesù. C'è Romano Guardini che ha scritto un libro bellissimo su Dostoevskij e dice una cosa, secondo me, bellissima su cui bisognerebbe pensare giorni. Lui dice, ma forse proprio il fallimento del principe Myshkin come personaggio, lo scacco del principe Myshkin, è ciò che lo rende veramente figura cristica. Perché il principe Myshkin dice della impossibilità che noi abbiamo di dire il Cristo fino in fondo. Cioè dice della trascendenza insieme all'umanità del Cristo. Però Dostoevskij poi ci riprova. Dopo il principe Myshkin scrive Fratelli Karamazov, dove c'è Alyosha Karamazov che è un prototipo dell'uomo buono. E qui aggiunge una cosa, lo rende uomo di azione, lo rende, dico in modo un po' retorico, un cavaliere dell'amore fattivo. E allora, forse proprio analizzando la figura di Alyosha piano piano, si può vedere che cosa intendeva. Ma Dostoevskij, questo uomo buono, attivo, forse l'unico caso, questo Alyosha Karamazov, in realtà non fa niente, cioè lui semplicemente accompagna gli altri che fanno, o cerca di prevenire che gli altri facciano, ma non ci riesce. Lui accompagna, cioè in qualche modo il bene è sempre sommesso, non so come spiegare. E poi si vedrà ancora avanti in vari altri personaggi, cioè il bene non si impone mai. Nei Fratelli Karamazov, la leggenda del grande inquisitore, Cristo sta zitto. Il grande inquisitore presenta questo suo progetto di utopia antiutopica, diciamo, dove lui aggioga, diciamo, l'umanità per farla felice. Il Cristo non dice niente, lo guarda, sorride, in quello sguardo c'è tutto un giudizio che il grande inquisitore comprende benissimo, ma non fa niente. Qualcuno vuole fare una domanda? Allora, io sono le 11:15, domani tutti quanti lavoriamo. Ringraziamo ancora la professoressa Chidini e ringrazio ancora il dottor Bordin che ci ha ospitato. Grazie a voi e buonanotte.